Allora possiamo iniziare. Tanto buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti questa sera a questa proposta di lavoro. Io faccio una brevissima, giuro, premessa per introdurre proprio il lavoro di questa sera, che è questa. Viviamo in un periodo storico che apparentemente porta il desiderio dell'uomo, cioè il desiderio di amore, di bellezza, il desiderio di un senso, il desiderio di un compimento, ad un ultimo tribunale, sia il tribunale delle leggi, il tribunale della convivenza civile, dell'economia, eccetera. In realtà ci accorgiamo quotidianamente che le numerose risposte, siano esse le leggi o qualche altro tentativo, risultano, anche se in buona fede, parziali, in quanto incapaci di stare al livello proprio del desiderio. Ne sono al più una nobile riduzione. Ma allora, chi o che cosa è capace di stare al livello del nostro desiderio, di non ridurlo? Il libro che presentiamo stasera aiuta a prendere coscienza anche di questo. Ecco perché abbiamo pensato a questa serata. Da dove nasce questa idea, l'idea di questa serata? Alcuni amici che hanno già letto questo libro ne sono rimasti talmente colpiti che hanno desiderato subito comunicarne i contenuti a tutti. Perché sono rimasti colpiti? Perché quello di cui Don Carron parla in questo libro riguarda ciascuno, perché affronta le domande e le questioni che oggi tutti sentiamo come le più urgenti e non le lascia sospese, ma indica, approfondendo il carisma che Don Giussani ci ha comunicato, un modo di concepire la vita e di stare nel mondo da uomini liberi, che vivono con un perché, con uno scopo, con un compito, e non sono sopraffatti dallo scetticismo e dall'egoismo che oggi sembrano minare alle basi la convivenza umana e civile. Alcuni centri culturali della Martesana hanno fatto propria questa idea, si sono messi insieme ed ecco, è nata la serata di questa sera. Poi evidentemente ci voleva qualcuno che ci aiutasse ad addentrarci in questo testo, attraverso il vaglio della propria esperienza. Ecco quindi gli invitati, che sono invitati davvero di eccezione, tanto quanto sono davvero amici, e a cui siamo particolarmente grati per la loro immediata adesione alla nostra proposta, nonostante i numerosissimi impegni di cui si occupano. E li vado a presentare subito. Si tratta di Bael Farouk, alla mia sinistra, docente di lingua araba all'Università Cattolica di Milano e all'Università Americana del Cairo, vicepresidente del meeting del Cairo e amico, oltre che collaboratore, del meeting di Rimini, autore di diversi saggi linguistici e coautore, insieme al Papa Emerito Benedetto XVI, del libro Dio salvi la ragione. Insieme a lui, Monsignor Francesco Braschi, dottore della Biblioteca Ambrosiana, presidente dell'Associazione Russia Cristiana, amico di Bael Farouk e come lui amico altrettanto del meeting di Rimini. Per introdurci al cuore della serata abbiamo pensato una cosa un po' sui generis, che è questa: siccome la sala è dotata di uno splendido pianoforte e il pianoforte è dotato di uno splendido maestro che si chiama Giovanni Fornasieri, splendido nel senso effimero del termine, abbiamo pensato che un brano tratto dalla grande messa di Mozart, il brano è Et Incarnatus Est, mi hanno avvisato che ha cambiato il programma, allora dimmi tu che cos'è il programma? Suona la famosa. È talmente maestro che si presenta da solo. Ho pensato, visto la disponibilità della persona, per l'ultimo momento, di suonare la goccia di Chopin, che è il preludio numero 15 dei 28 che scrisse, perché Giussani fu colpito così tanto da quando suo papà lo faceva sentire che ce l'ha riproposto durante tutta la sua vita. Ed è proprio quella nota che continuamente si ripete essere come tutto il centro del brano, ed è la sete di felicità. Così scrive Don Giussani: occorre che quella nota sia riconosciuta da noi in noi stessi,
perché l'io è come un brano di musica fatto di quella nota e ha come tema quella nota, anche se le cose che più fanno impressione sono quelle più superficiali: il piacere immediato, il gusto immediato, la riuscita immediata, l'impressione immediata, la reazione, ciò che è istintivo. Quella nota distrugge continuamente l'istintivo e impedisce che tu ti fermi, ti arresti, perché l'istintivo dell'amore, della bellezza, del gusto e del lavoro, della riuscita ti fossilizza, ti impietrisce. Al contrario, è quella nota dominante che sbriciola le pietre e muove tutta la realtà del tempo e della nostra vita. La muove come l'acqua del fiume muove i ciottoli, come il mare muove la sabbia. Per questo tutte le domande che l'uomo può fare, tutte le attese che può avere, vanno a finire a questa nota, la sete di felicità. Thank you.
Che secondo me merita un altro applauso, mi chiedo la grazia, perché non è più perfetto. Buonasera, sono contento di essere qui e grato per l'invito e per avere un'altra opportunità per presentare questo libro. E all'inizio chiedo anche le scuse per l'errore che farò in italiano, senz'altro, perché io non ho studiato l'italiano, così spero di non fare gravi errori. Parto dal titolo del libro, La bellezza disarmata. Da quando ho visto il titolo, ma perché disarmata? Perché la bellezza deve essere così senza armi? E leggendo il libro ho capito perché questo libro è cercare di tirare fuori tutti tipi di limiti, tutti i tipi di confini, non fra l'uomo, tra la persona e altra persona, ma soprattutto dentro l'esperienza stessa che ognuno di noi vive. Bellezza disarmata perché armi sono limiti. Armi sono limiti, mettono confini di un'esperienza. E anche bellezza non ha limiti. Non ha limiti perché vale per tutti. Penso che questo è il messaggio più importante di questo libro. Bellezza disarmata. Perché la bellezza non è un'idea, non è una teoria, non è una teologia. La bellezza è un'esperienza, è un approccio, uno sguardo che aiuta la persona a generare significato della vita stessa. E questa, secondo me, è la sfida più grande nel mondo nel cui viviamo oggi. La più grande sfida è trovare un significato di quello che viviamo e quello che facciamo nella nostra vita quotidiana. È difficile perché la cultura dominante oggi nella società è una cultura, in un modo o l'altro, contro questa esperienza della persona, contro questa esperienza di uno che cerca di capire chi è e che cosa fa e che cosa scegliere nella sua vita quotidiana. Viviamo oggi in una cultura che chiamiamo anche all'università, tutti settori dell'accademia, della conoscenza umana oggi, sempre c'è prima questa parola post. Oggi parliamo sul postmodernismo, parliamo sul postcomunismo, parliamo sul postcolonialismo, parliamo sul post tutto, non c'è niente della conoscenza umana oggi che non ha questa cosa prima, post. E che significa questa parola? Significa che noi abbiamo perso la capacità di dare un nome di quello che stiamo vivendo. E perdere la capacità di dare un nome
della conduzione sociale, della cultura, della letteratura, dell'industria, dell'economia, significa che non possiamo generare un significato nostro. Così c'è sempre questa parola post, anche c'è anche posto umano. Nell'epoca che viviamo oggi è cambiato il linguaggio della conoscenza. Oggi nessuno parla più sulla conoscenza, tutti parlano sull'informazione. Infatti tutti dicono che oggi viviamo nell'epoca di informazione. Ma che cosa sono le informazioni? L'informazione è la conoscenza umana senza l'esperienza dell'uomo. Perché un'informazione più esperienza diventa una conoscenza. Per questo oggi c'è tantissima informazione, ma poco conoscenza. Non solo questo, anche oggi è uscito un nuovo legge, ma anche rispetto al linguaggio dei diritti, non c'è legge che parla sul diritto dell'uomo, della persona. La parola di più usata è la parola individuo. Ma chi è l'individuo? L'individuo è un uomo senza rapporti. Un uomo senza rapporti significa che i testi di legge stanno parlando su qualcosa che veramente non esiste, perché è difficile immaginare uno che vive senza rapporti. Oggi anche l'uomo esiste, possiamo dire che esiste, come questa bottiglia, per esempio. Questa bottiglia esiste, ma non essere, perché un uomo può dire io sono, solo quando c'è un rapporto con un altro. Io posso dire, io sono un padre in un rapporto con mia figlia, io sono un marito in un rapporto con mia moglie, io sono figlio in un rapporto con mia moglie, io sono amico in un rapporto con un altro amico. Io sono perché c'è un altro. Così, questi aspetti, questi fenomeni che mostrano questa incapacità contemporanea di capire le condizioni nel cui viviamo, di dare un nome a quello che viviamo e a quello che facciamo nella nostra vita quotidiana, secondo me è un risultato di perdere la base dell'identità umana. L'uomo, la cultura umana, per migliaia di anni era sempre basata sulla base dell'amore, l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Nella Bibbia, nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento e anche nel Corano, è stato sempre l'amore e la base e il fondamenta. Fondamento di tutti i valori nel cui crediamo, l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Nel Corano anche usa il Corano questa struttura grammatica che non usa con nessun altro valore. Non siete fedeli finché amate. L'unica condizione della fede e l'amore. Non siete fedeli finché amate, finché amate Dio, finché amate i suoi fratelli. E nella Bibbia, nel Vangelo, sapete meglio di me anche che l'amore di Dio è l'amore del prossimo. Oggi se parliamo su un valore come il valore della libertà, è un valore sacro, un valore è assoluto. Tutti credono nei valori della libertà, anche quelli malvagi dell'ISIS credono nel valore della libertà. Infatti questi crimini che stanno facendo lo fanno anche loro nel nome della libertà. La guerra che ha lanciato l'americano nel 2003 contro l'Iraq, che uno dei principali
ragione della causa del Medio Oriente oggi è stata anche nel nome della libertà. Nessuno parla oggi contro il valore della libertà, è un valore assoluto. Ma da dove viene questo valore? Valore? Viene da un'altra frase anche nella Bibbia, questa frase che ha detto Caino dopo uccidere suo fratello. Ha detto: a me che importa. Oggi gli altri sono liberi, perché a me che importa? Mangiano, non mangiano, dormono, non dormono, viaggiano, non viaggiano, vivono, muoiono, a me che importa? Oggi questa è la base del valore della libertà, non è l'amore dell'altro. Nietzsche, il filosofo famoso Nietzsche, ha annunciato la morte di Dio, ma anche oggi, con la crisi di immigrazione che viviamo oggi, con la crisi di profughi che viviamo oggi, possiamo dire anche morto prossimo. E non è più l'amore di Dio, è la fonte di scoprire il sé e scoprire l'altro. Non è più l'amore di Dio e l'amore di altro, o lo spazio nel cui possiamo generare una nuova forma, un nuovo significato della libertà nel cui crediamo. Secondo me questa è la sfida che viviamo oggi. Secondo me, per questo un valore come libertà può essere un titolo da qualsiasi male. Tutti osano la libertà, perché una libertà che ha perso le radici. La civiltà occidentale oggi, secondo me, ha perso la fiducia della propria radice. Secondo me dobbiamo oggi credere in questi valori, dimenticando le storie di questi valori, l'incarnazione nella storia umana di questi valori. Come uno deve dire oggi, dobbiamo credere nell'amore senza pensare su storie come Romeo e Giulietta, per esempio. E questa è la situazione oggi. Nella società oggi, la cultura oggi, vuole tenere i valori senza storia. Vuole tenere i valori senza radici. E secondo me questa è la sfida che questo libro, La bellezza disarmata, cercare di affrontare. E la proposta che presenta questo libro, l'unica uscita di questi valori così presenti ma anche così lontani e astratti, è tornare ai valori della persona, di un uomo che vive sua vita come una testimonianza di questi valori. Io, in qualità di un musulmano, tutti aspettano che parlerò sull'Islam, ma anche io non vedo la crisi dell'Islam e quello interno di questa situazione. Che il nostro valore, che la nostra tradizione, cercare di tenere vivi nella nostra vita, invece di dare la vita della vita quotidiana della persona, sono diventati un prigione. E per spiegare questo, sempre raccontato una storia di un ragazzo giovane che vive al Cairo, studia all'università e ha già comprato il suo primo cellulare, un iPhone 6. Come tutta la tecnologia, come tutte le cose che domina oggi la nostra vita quotidiana, che prende il più grande tempo del nostro giorno, tutte queste tecnologie non hanno nessuna identità. Il cellulare senza identità, tutto non ha identità. E perché non ha identità? Perché ognuno può mettere l'identità che sceglie di lui. E così questo ragazzo, quando ha comprato il suo cellulare, la prima cosa che ha fatto è personalizzare questo cellulare. Cioè, metti la musica che piaccia, l'immagine che piaccia. Ma questo ragazzo giovane era un ragazzo anche molto religioso. Così la prima cosa che ha pensato questo ragazzo era mettere il Corano intero, scaricare il Corano intero sul suo cellulare, una possibilità che dà anche questa tecnologia.
così come l'internet, la rete dell'internet in Egitto è più lenta nel mondo, questo non è scherzo, questo è vero, ho cominciato questo ragazzo a scaricare il Corano, e mentre scaricare il Corano è venuto il desiderio, il bisogno più essenziale ma anche più banale dell'uomo, è andare al bagno. E così nel mezzo di scaricare il Corano è venuto questo bisogno, ma lui ha detto: io adesso vado, ma perderò quello che ho già scaricato, che aspetto, ma troppo lento. Così in questo dilemma è rimasto per tempo, e quando lui era alla limite della sua tolleranza, è scaricato il Corano, finito la scarica. E con felicità lui ha cominciato a correre, ma sulla soglia del bagno è fermato. Non potuto entrare. Perché? Perché ha pensato, è venuta una domanda: posso entrare al bagno con il cellulare pieno delle parole sacre di Dio? Posso entrare al bagno con il cellulare pieno del nobile Corano? E secondo me questa storia esattamente dimostra la crisi che presenta un'altra faccia della sfida del mondo occidentale che ho cercato di spiegare all'inizio. È la stessa sfida, ma diverse facce. Perché davanti a questa crisi, questa dilemma del ragazzo, tutti gli elementi di questa storia mostrano che tutte le analisi che facciamo sono sbagliate. Tanti dicono: ah, perché i musulmani suscitano islamici, nel Medio Oriente c'è la guerra, c'è la violenza, perché quelli che vengono qui non sono integrati. Sempre viene la risposta di questa domanda in modo di: ah, perché sono poveri. Questo ragazzo non è povero, perché avere un iPhone 6 significa che non è povero, anche qui in Italia. Ma forse perché non hanno educazione, non sono educati. Ma anche questo non è vero, perché questo ragazzo che può usare questa tecnologia significa che ha una certa conoscenza della tecnologia, dell'informazione, che è importante per l'uomo che vive oggi. Forse sono così perché l'Islam stesso è una religione malvagia, forse perché c'è scritto tanto in quattro versetti che chiamano musulmani a uccidere l'altro. Anche questo è un ragionamento di questo. Anche come musulmano io non credo che questo è giusto, perché non possiamo leggere questi versetti fuori il contesto storico nel cui sono stati rivelati. Non possiamo giudicare questi 3-4 versetti fuori il contesto del Corano stesso, che c'è centinaia di versetti che chiamano l'uomo di essere totalmente contro la violenza. Basta dire che il musulmano non fa niente nella sua vita quotidiana senza dire all'inizio Bismillahirrahmanirrahim, che significa nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Questo nome di Dio, il misericordioso, è il nome più diffuso, perché c'è sempre, prima di leggere il Corano, tutti i capitoli del Corano, c'è all'inizio questo versetto, nel nome di Dio, il misericordioso. E questo nome importantissimo così, Ar-Rahim, viene dalle stesse radici di un'altra parola, Ar-Rahim, che significa il grembo della donna. Così vediamo che l'insegnamento del Corano, che obbliga il musulmano di fare nulla nella sua vita senza ricordare che quello che sta facendo nell'amore di Dio e nell'amore di tutti quelli che sono usciti del grembo di Eva. Così non è vero veramente quello che è. Non voglio entrare in questa banalità di dire violento o non violento, perché è veramente molto banale. Alcuni dicono: ah, forse non è questi versetti, ma forse perché non c'è ragione nell'Islam. L'Islam manca
manca questa idea della ragione. E anche l'idea, c'è 146 versetti nel Corano che chiamano l'uomo di usare la ragione. Infatti, uno, la ragione, uno di conduzioni per un uomo per diventare un musulmano. Forse sembra strano oggi con quello che vediamo nella media, ma se ricordiamo insieme che il minimo contributo che ha presentato l'Islam della civiltà umana è il zero. Potete immaginare la nostra vita oggi senza il zero? È impossibile immaginare niente della tecnologia che abbiamo oggi senza questa innovazione che hanno presentato i musulmani al mondo. Questa parte di algebra, la medicina e tantissime cose. La filosofia greca stessa, che era dimenticata, totalmente persa. Tutti i libri della filosofia erano bruciati, ma al mondo islamico erano tenuti, studiati, spiegati. C'è tantissimi nomi, c'è almeno due famosi oggi nel mondo occidentale, Averroè e Avicenna. Così tutte queste proposte per spiegare quello che sta succedendo nel mondo islamico oggi e anche dentro le comunità parallele, spiego perché parallele, dei musulmani nel mondo occidentale, veramente sono lontani dalla verità. Perché la verità, la sfida è quella che sta affrontando questo ragazzo sulla soglia del bagno. Perché un ragazzo che ha educazione, ricco, ma non può decidere se può entrare in bagno o no. Questa incapacità di fare un giudizio è l'altra faccia della stessa sfida, della stessa crisi umana nel cui viviamo oggi. Un ragazzo così incapace di decidere se entra al bagno o no, non può fare un giudizio, perché oggi nessuno pensa per se stesso. Al mondo arabo-islamico il problema più grande non è la religione, ma tenere una forma di religiosità come forma eterna della religione. Una forma unica che ognuno che nasce dopo deve tenerla, deve ripeterla, non generare una nuova forma sua di questa tradizione, di questa religione. Così, questa tradizione grande dell'Islam, che ha contribuito tanto alla civiltà umana, oggi è imprigionato in una forma chiusa. E quando una religiosità diventa così, diventa una forma chiusa, non rappresenta più religione, rappresenta soprattutto una ideologia. E solo con l'ideologia un uomo può uccidere e può anche morire per tenere la forma, perché la forma diventa più importante della persona. Questa è la crisi da una parte. All'altra parte, nel mondo occidentale, c'è una forma che oggi è svuotata del significato. Perché svuotata dal significato? Perché ha perso queste radici, ha perso questo punto di partenza, amore di Dio e amore del prossimo. E per questo, quando si incontrano queste due forme, viviamo tanti mali nel nostro mondo. Tanti dicono che ISIS non rappresenta l'Islam, e io invece al contrario, ISIS rappresenta l'Islam, certo, perché quelli che fanno questi crimini non fanno questi crimini perché sono solo malvagi, fanno questi crimini nel nome di Dio. Ma ricordiamo che ISIS rappresenta l'Islam, ma l'Islam non solo ISIS. L'Islam è una realtà più grande dell'ISIS, ma una realtà che dentro questa cultura dominante di oggi
diventa scontata, prodotta a quella di Isis. E ricordiamo anche che Isis, non solo l'Islam, perché quelli malvagi di Isis non possono fare nulla di questo male senza un mano occidentale, senza quelli che comprano il petrolio di loro, mettono ogni giorno nella loro cassa 10 milioni di dollari, senza questo mano occidentale che dà l'arme. Non c'è fabbrica dell'arme nel mondo, nel Medio Oriente, tutte le armi vengono dal mondo occidentale. Così, secondo me, questo incontro fra una traduzione grande che oggi è imprigionato in una forma fessa, chiusa, si incontra una civiltà grande, di valore grande, ma oggi sono diventati forma e svuotato dal significato. Perché? Perché ha perso la dimensione umana, ha perso la presenza della persona, ha perso l'esperienza della persona. E l'incontro fra queste due forme, secondo me, è la fonte del male. Secondo me, sono la più grande manifestazione di questa crisi nel cui viviamo oggi, nel cui i valori sono astratti e nel cui religiosità è solo ripetizione di una forma data, non è generata. La crisi nel cui viviamo oggi è questa incapacità di generare il significato. Io dico il significato che oggi che io sono cristiano, per esempio, io sono musulmano, come generare un significato nuovo del cristianesimo? Io uso gli esempi cristiani perché è molto familiare per voi. Per me, per esempio, tanti dei miei amici cristiani sempre dicono questa frase bellissima, che la verità si è fatta carne. Ma come posso io, musulmano, credere che la verità si è fatta carne se non è il tuo carne? La verità si è fatta carne, se è un'idea, chi può crederla? Se non è il tuo carne, che io posso toccarlo, come posso crederla? Se non è la testimonianza di questa letizia, della fede o del valore che hai, come posso conoscerla? Secondo me, questa è la sfida che questo libro cerca di rispondere a questa domanda. E la risposta, anche come senza citare tanti testi del libro, è questo, è la testimonianza. Ma la testimonianza non sarà ripetere quello che conosciamo, perché c'è un'altra bellissima parola anche nella traduzione cristiana, si chiama il mistero. E sempre tanti fanno questo riferimento a Dio come mistero. E sì, Dio è un mistero, un grande mistero, perché non c'è uomo, non c'è comunità, l'umanità intera non sa tutto su Dio. C'è sempre di più per conoscere, di più di scoprire su Dio. E per questo generare un significato della propria fede significa scoprire di più, contribuire alla conoscenza umana, con la mia esperienza, a questa conoscenza di Dio. Perché mistero? E questo è possibile solo in un incontro. È possibile solo in un incontro sapere di più e conoscere di più su Dio. Secondo anche la tradizione islamica, senza citare tanto, è l'incontro è l'unico spazio nel cui l'uomo può conoscere Dio di più. E questa conoscenza che ognuno è capace a generare, perché ognuno di noi è unico, irripetibile,
unico e irripetibile. Quando questo unico e irripetibile vive un'esperienza, certamente questa esperienza sarà una cosa nuova, sarà una cosa generata dal suo cuore. E così noi non stiamo parlando in questo libro su un paio di idee, di giudizi. Non stiamo parlando, questo libro non sta parlando su alcune teorie. Questo libro soprattutto sta presentando uno sguardo al sé, uno sguardo all'altro. Ma uno sguardo può fare veramente un cambiamento. Prendiamo un esempio. Quello che succede in Iraq, quando questi criminali dell'ISIS hanno cominciato a uccidere e mettere fuori i cristiani dall'Iraq. Tutti noi, che cosa abbiamo visto in questo evento? Abbiamo visto la cremina, la sangue, l'uccidere. Abbiamo visto solo l'atti di criminale. Ma chi ha visto in quello una testimonianza di fede? Oggi se uno di noi va a un altro e dire: io conosco una persona che può lasciare tutto, il lavoro, la fortuna, la casa, tutto, per tenere la sua fede. Chi può credere in questo oggi? Chi può credere che c'è uno che può lasciare tutto per la sua fede? Nessuno. È difficile credere in questa cosa. Ma quello che è successo in Iraq, quello che è successo in Iraq non era un catastrofe naturale. Quelli iracheni non sono uccisi, non sono morti a causa di un terremoto, a causa di un vulcano. Queste persone erano davanti a una scelta e hanno scelto. Per loro era basta dire poche parole e evitare tutto questo bene, tenere il lavoro, la casa, la fortuna, l'affare, tutto. Ma loro hanno scelto di lasciare tutto, hanno scelto di rischiare la propria vita per tenere la cosa più preziosa per loro, la fede che genera un significato. È la più grande testimonianza del nostro tempo. Vedere migliaia di persone scelgono di vivere quello che genera significato per loro vita e lasciano tutto dietro. Questo sguardo che ha presentato qui, che ha parlato su queste persone come persone che hanno fatto una scelta, questa scelta era sempre assente. E questo è lo sguardo che manchiamo, che ognuno, anche in conduzione come questo, davanti criminali come questi, può fare la scelta, può scegliere di essere, non di esistere. E loro hanno scelto. E questo sguardo che manca, e questo sguardo è anche possibile quando c'è un incontro. E io sono egiziano e ho avuto la fortuna di vivere 18 giorni nella piazza di Tahrir, la piazza della rivoluzione al Cairo. Come musulmano, insegno all'università, un giorno verificare i nomi di studenti e dopo chiamato tutti gli studenti, tutti sono musulmani, e così uno dei studenti ha detto: grazie a Dio siamo tutti musulmani. Noi diciamo sempre grazie a Dio, sono male sempre grazie a Dio. Anche uno andato all'ospedale hanno detto a lui: tu hai il cancro. Si incontra dopo: come stai? Grazie a Dio. Che grazie a Dio hai il cancro? Grazie a Dio perché può essere peggio. Così questa è una cosa nella nostra cultura, sempre grazie a Dio. Così io, questo ragazzo, sempre grazie a Dio. Ma perché? Ho detto: sì, io non mi piacciono i cristiani.
perché non ti piacciono i cristiani? Perché hanno questo odore? Noi cristiani in Egitto fanno digiuno per quasi 70 giorni, anche non solo 40, e mangiano tipo particolare di cibo durante questi giorni, così la loro cucina ha odori quasi diverso di quella nel paese, così c'è questo pregiudizio. Io ho chiesto a questo ragazzo: ma può darmi un nome di un cristiano che ti conosce cattivo? Lui dice: no, grazie a Dio non ho incontrato nessuno. È questo esattamente nella 2011, 7 gennaio 2011, il dibattito più diffuso nel giornale, nella media egiziana, era: un musulmano può fare gli auguri di Natale a un cristiano o no? Perché fare gli auguri di Natale significa un modo di riconoscimento della loro fede. Se possiamo farlo o non possiamo farlo. 7 gennaio 2012, le chiese ortodosse erano piene di musulmani che sono andati a partecipare alla messa di Natale. 7 gennaio 2014, per prima volta da 2000 anni nella storia cristiana in Egitto, perché Egitto è cristiana prima di Italia, nella storia cristiana di Egitto, il presidente, il capo del potere, va a partecipare alla messa di Natale. Come è possibile un cambiamento radicale così? E posso fare l'auguri o no? A arrivare tutto il paese, non solo le persone, ma anche il potere, a partecipare alla messa di Natale. Succede questo perché alla piazza di Tahrir si incontrano musulmani e cristiani, si fanno amicizia. Il cristiano non è più il cristiano, il cristiano è diventato un uomo o una donna che ha nome e ha faccia. Una donna che ha camminato per chilometri per prendere l'acqua per l'abolizione, per musulmani, per pregare. Nella piazza di Tahrir i corpi di cristiano sono diventati moschea, perché al tempo della preghiera hanno fatto una catena umana per creare spazio per musulmani per pregare. I musulmani hanno fatto la stessa cosa, hanno fatto la chiesa per cristiani, per celebrare la messa. Nel questo incontro, secondo me, cristiani e musulmani hanno trovato di nuovo il significato di essere cristiano e il significato di essere musulmano. Hanno trovato di nuovo il significato di essere uomo. Hanno scoperto la loro capacità di amare senza limiti e senza condizioni. E secondo me questa è la proposta di questo libro. Abbiamo lasciato questo ragazzo sulla soglia del bagno, in crisi. E come un ragazzo anche più avanti, come tutti i ragazzi oggi di questa età, a noi sembra una dramma che stare davanti al bagno con questa domanda e con il bisogno. Ma a lui non era così, perché lui un secondo ha mandato una domanda a una di migliaia di pagine di fatwa. Fatwa è un giudizio di giurista religioso sulla parte di vita quotidiana. E così lui, un secondo, ha mandato la pagina: caro imam, adesso sono sulla soglia del bagno, ho bisogno di entrare, ma con me il cellulare pieno di parole di Dio, che cosa faccio? L'imam, che il suo lavoro è stare davanti a questa pagina, rispondere alle domande, ha scritto a lui: caro ragazzo, per caso conosci per la memoria alcuni versetti del Corano? Il ragazzo, che è un ragazzo religioso, ma certo. L'imam ha detto: per favore, lasciare fuori il bagno tu cellulari assieme a tuo cuore. E questo che manchiamo quando la persona diventa ascoltata davanti ai fatti della vita quotidiana oggi. Nessun valore, nessun teorema, nessun religione
corrispondere al bisogno dell'uomo oggi senza la persona, senza un io, una identità che ogni giorno genera il suo significato. Grazie di cuore a Wael, perché a me è capitato con lui qualcosa di veramente splendido. È capitato l'anno scorso che siamo stati a un incontro, eravamo in platea ed eravamo seduti di fianco. Abbiamo cominciato a parlare, abbiamo cominciato a conoscerci, ci conoscevamo a distanza. E io a un certo punto ho sentito che potevo fare ad lui una domanda che da anni avevo nel cuore. Era legata al fatto che avevo letto anni fa che c'era come un punto che rendeva problematico il dialogo con i musulmani, perché, leggevo, c'era un detto del profeta che diceva: se siete in un paese non musulmano potete mentire. E io mi dicevo, ma se è così, che possibilità c'è di dialogo? Ma non avevo mai avuto l'occasione di poterlo chiedere a una persona che conoscesse il Corano e che vivesse la fede islamica. Io l'ho chiesto a Wael, e Wael mi ha spiegato che quella ditta si riferiva alla situazione dei musulmani in Spagna, quando c'era stata la Riconquista, e che dunque era collocato in un contesto ben preciso, aveva un'applicazione ben precisa. In quel momento a me è capitata la stessa esperienza del ragazzo sulla soglia del bagno, cioè sostituire un'idea, un pensiero, una convinzione con una persona alla quale fare una domanda. Riconoscendo che se anche la risposta fosse stata diversa, se anche avesse dovuto confermare quello che io credevo, io in quel momento avrei avuto davanti una persona con la quale potevo condividere, approfondire questo giudizio. Ma soprattutto avevo davanti a me una persona che doveva rispondere a una mia domanda. Ecco, questa è l'origine della nostra amicizia e anche del fatto che siamo qui questa sera. L'aver realizzato in un incontro quella possibilità di generare qualcosa di nuovo. Allora, che cosa posso aggiungere io alle molte cose che già ci ha raccontato? Io pensavo di raccontarvi qualcosa di quello che questo libro sta suscitando in me, perché secondo me questo non è un libro ma è un cammino, e a mio avviso è uno dei libri più singolari che io abbia accostato in questi ultimi anni. Io ho conosciuto questo libro quando è stato pubblicato, trovandomi davanti ad alcuni brani che non avevo mai letto, perché questo libro contiene dei testi dal 2005 al 2015. La mia esperienza del movimento posso dire che è iniziata nel 2010, non prima. E dunque una parte di questo libro per me ha coinciso con la conoscenza del movimento, con l'inizio del movimento. Io faccio parte di quella parte del movimento che ha conosciuto il carisma di Giussani non direttamente da Don Giussani, ma attraverso la guida di Julián Carrón. Ebbene, che cosa mi è capitato? A me è capitato di ritrovare una sintonia profondissima tra quello che c'è in questo libro e quello che, senza capirlo, stavo vivendo nella mia vita di prete e nella mia vita di dottore dell'Ambrosiana. Io dal 2007
dopo aver insegnato 10 anni in seminario, vivo alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, un luogo fondato nel 1609, nel quale Federico Borromeo aveva voluto raccogliere le più importanti testimonianze, i più importanti libri di tutte le tradizioni culturali del mondo. Perfino i primi libri cinesi sono arrivati a Milano per l'Ambrosiana. Arrivava addirittura a dire, 1609, a dei suoi agenti che aveva mandato in giro per il Mediterraneo a raccogliere libri e manoscritti: andate sulle strade che dalla Siria portano alla Mecca, interrogate nel momento del pellegrinaggio, dice, gli sapienti maomettani, nell'italiano del 600 di Borromeo, per chiedere loro quali siano le opere più ragguardevoli di storia, filosofia, teologia e diritto. E poi, tornati a Damasco, fatele copiare e portatele qua. Perché lui diceva, bisogna avere la possibilità di conoscere tutte le lingue e tutto il pensiero, lui diceva, tanto dei greci quanto dei barbari, diceva, cioè, ma usandolo nel senso di tutte le lingue non latine o greche. Perché dice, anche in quegli scritti si possono trovare molte cose utili e a noi giovevoli molto. 1609, un cardinale di Santa Romana Chiesa. Federico Borromeo aveva fatto mettere nella sala principale dell'Ambrosiana tutta una serie di ritratti, e i ritratti erano i ritratti delle persone i cui libri erano custoditi nella biblioteca: filosofi antichi, storici, letterati, latini, greci, italiani, francesi, umanisti, arabi. Perché? Perché lui voleva che quando uno studioso andava a studiare nella sua biblioteca, alzando gli occhi potesse incontrare il volto dell'autore di cui stava leggendo un libro. Per riconoscere come la lettura di uno scritto in realtà è l'incontro con una persona, e che l'incontro tra le persone è l'unico vero metodo che fa crescere un sapere utile per la vita. Io comincio a imparare veramente un libro quando riconosco che dentro quel libro c'è una persona che mi sta venendo incontro. C'è la storia di una persona, la vita di una persona, il sangue e la carne di una persona, potremmo dire. Perché questo incontro con un volto doveva richiamare una storia personale nella quale, da un lato, poter cogliere la radice delle frasi, dei pensieri espressi nel libro, dall'altra parte, poter verificare il valore delle frasi scritte in un libro guardando alla vita di chi le aveva scritte, guardando alla storia che quelle frasi avevano generato. E in questo modo lo studio diventava possibilità di incontro e di dialogo. Ecco, perché questo accadesse, Federico aveva voluto un gruppo di persone, dottori dell'Ambrosiana, che fossero ciascuno specializzato in uno di questi ambiti del sapere. Ma cosa voleva dire specializzato? Che uno amasse quell'ambito del sapere che gli era dato. E in Ambrosiana non capitava come nelle altre biblioteche monastiche, dove c'era il banco della teologia, il banco della storia, lo scaffale dell'architettura, quello della letteratura, perché per risparmiare spazio i libri erano collocati non secondo il soggetto, ma secondo l'altezza del dorso, per farcene stare di più. Ed era necessario che ci fosse appunto il dottore esperto di quella materia che ti spiegasse dove stavano i libri che ti interessavano. Ecco, io posso dirvi che la stessa identica dinamica, questa
intuizione geniale per cui la conoscenza è sempre mediata dall'incontro, io l'ho vissuto attraverso questo libro, ma attraverso il fatto che in questo libro ho continuato a incontrare una persona che ascoltavo la giornata d'inizio alla scuola di comunità e che incontravo anche attraverso la testimonianza di tanti amici che mi stavo facendo nel movimento. E nello stesso tempo però vi posso dire che questo libro è un libro molto difficile. Perché? Perché questo libro ha il pregio raro di obbligare a rivedere, a ripensare, a riconfrontare l'ovvietà del pensiero di tutti i giorni. Prendi in mano questo libro, che inizia con l'introduzione di Javier Prades, che parla di un malessere, e sei obbligato a confrontarti con quel malessere. Sei obbligato, e lo intuisci subito, se vuoi andare avanti a leggere il libro, a non accontentarti, pena di inutilità, pena di metterlo via dopo 20 pagine, a non accontentarti semplicemente di una erudizione, per dire, beh, guardiamo un po' cosa dice. Ma ti rendi subito conto che attraverso questo libro sei invitato a coinvolgerti in un cammino personale che ti chiede continuamente la verifica della tua esperienza su quello che viene nel libro raccontato. E dunque, man mano che vai avanti, ti accorgi che sei come preso in una trappola. O coscientemente rinunci al cammino, dici non mi interessa. Questa sera un amico a tavola diceva: ho regalato il libro di Carbone a degli amici che non sono cristiani, atei, e uno dei due mi ha detto: ce l'ho ancora lì, non ho ancora trovato il coraggio di cominciare. Non ha detto: non ho ancora trovato l'interesse di cominciare. Ha letto il frontespizio, ha letto il risguardo di copertina, ha intuito già che se comincia quel libro è per rispondere a una domanda che lui stesso ha. Ecco, rimani in trappola dentro questo libro perché ti rendi conto che il cammino proposto e ordinato secondo una traccia ben precisa può essere vero solo se sei disponibile ad accettare un profondo riassetto, una profonda risistemazione della tua comprensione della realtà. Ma questa comprensione della realtà poi continua a generare un'inquietudine, continua a non lasciarti tranquillo, perché non può essere vera se non ti fa desiderare che si concretizzi in una novità di azione. Ma attenzione, novità di azione non vuol dire mettersi subito a fare tante cose, il libro di questo parla ampiamente. Ma una novità di azione significa una novità nel modo con cui ti metti davanti ad ogni giornata che inizia. La sfida davanti al malessere che fa vivere ogni giornata come il male di vivere che taglia le gambe, la sfida a riconoscere in ogni giornata un tempo che non è più semplicemente cronos, sento i momenti senza colore e senza sapore, ma che diventa kairos, cioè occasione, possibilità, momento in cui riconoscere l'azione di un altro. Questo cammino, voi non potreste dire, in fondo per chi vive già da tanto tempo il movimento, può essere scontato. Uno potrebbe anche dire, beh, ma anche per uno che faceva già il prete da 17 anni, queste cose in fondo dovevano essere scontate. Io vi dico di no. Per 17 anni ho fatto il prete credendo in quello che facevo, amando la mia chiesa, avendo momenti più belli, più
faticosi, essendo grato ogni giorno della vocazione che mi era stata data, eppure quando mi sono trovato davanti a un tempo nel quale mi sembrava che mi venisse chiesto soltanto di fare fatica e di sperare che prima o poi la morsa si sarebbe allentata, in quel momento in cui mi chiedevo ma che cosa serve celebrare la messa alle 7 del mattino se poi mi metto a lavorare non vedendo l'ora che arrivi la fine della giornata. Ebbene, in quel momento l'invito di un amico mi ha portato in un posto che mai avevo pensato di frequentare, mi spiegò che si chiamava scuola di comunità, nel quale sentii parlare per la prima volta della contemporaneità di Cristo. Sembra un paradosso, perché io dicevo messa tutti i giorni, la presenza di Cristo ce l'avevo tra le mani durante la consacrazione, ma restava lì. Non mi era mai capitato di dire è lì perché è collegata alla tua vita, è lì perché vuole entrare nella fatica che fai a compiere il compito che ti ha affidato. Quello che ho scoperto attraverso l'incontro con il movimento è stato esattamente la novità di quello che pensavo già di sapere. Ed è forse per questo che quando leggo questo libro, e lo sto ancora leggendo, ma nel senso che non considero minimamente esaurito il lavoro che questo libro mi chiede, io sono portato ogni volta a riconoscere tutta la profondità con cui questo libro si scrive dentro la storia del cristianesimo. Vi faccio soltanto un esempio. Prades all'inizio parla di un malessere da interpretare che tutta l'Europa vive. Poi ce l'ha spiegato molto bene. Questo rischio di avere semplicemente una forma. Uno dei primi saggi del libro spiega anche molto bene la sfida della libertà. Riprendendo un saggio di Joseph Ratzinger, spiega come uno dei sintomi, lo svuotamento del significato che Giussani aveva già intuito negli anni 50, davanti appunto dei ragazzi di famiglie cattoliche, ma per i quali il cristianesimo non diventava un'esperienza, aveva come causa qualcosa di molto più lontano, e cioè quello che avviene a cavallo tra la riforma protestante e l'illuminismo, il tentativo di rendere i valori del cristianesimo universali, svuotandoli dal rapporto concreto con la religione. Perché? Perché la religione in Europa, tra il 500 e il 600, diventava soprattutto un'occasione di conflitto, un'occasione di scontro, un'occasione di sangue versato. Ma da quel tentativo è emersa appunto un'idea di libertà ridotta a uno scheletro vuoto, l'idea di libertà di Charlie Hebdo, dove appunto soprattutto c'è la libertà di espressione, ma non ci si preoccupa più di quali contenuti questa libertà vuole difendere. Dove, come ha scritto Olivier Roy, un commentatore francese dell'Huffington Post, dove a un certo punto la difesa della libertà di espressione diventa la difesa di quello che negli antichi regni era il giullare di corte, cioè di colui che non aveva contenuti da dare, semplicemente doveva distrarre il re quando il regno gli dava il mal di testa per la complessità della vita. Questa idea di libertà che si svuota perché ha perso il riferimento a colui che è l'origine della libertà. Ma che cosa vuol dire aver perso questo riferimento? Aver perso questo riferimento significa aver perso uno sguardo positivo sulla propria esistenza.
uno sguardo capace di riconoscere nella mia esistenza qualcosa che è fatto per la vita di ogni giorno. Uno sguardo capace di riconoscere in me la chiamata a trovare nella giornata un interlocutore. E questo alla fine appunto genera una libertà magari difesa, ma vuota. Ho trovato in questi giorni per preparare un altro articolo una lettera di Sant'Agostino, una lettera che è stata scritta intorno al 412, e in questa lettera a un magistrato Agostino dice queste frasi: non si trova più nei filosofi alcun cenno del vero sentimento religioso. E Agostino dice: questo è un problema, perché questi filosofi sono anche quelli che leggono i nostri governanti. Perché, dice, la causa di questo, a mio parere, è che essi, i filosofi, hanno voluto fabbricarsi la felicità a modo loro e hanno creduto che era necessario procacciarsela da soli, anziché chiederla, mentre colui che la concede è soltanto il Dio, perché rende felice l'uomo soltanto chi l'ha creato. Al contrario, i filosofi, che in questa vita piena di affanni hanno voluto essere creatori della propria felicità, non hanno potuto affatto comprendere il fallimento della loro ricerca, perché Dio resisteva alla loro superbia. E qual è il risultato? Non sono più capaci di vedere la bontà della vita. Ecco, noi oggi ci troviamo esattamente in questa deriva. La dignità della persona l'abbiamo ridotta o a un accumulo di diritti o alla concezione secondo cui la dignità della persona viene decisa per un accordo tra gli uomini. Chi è uomo? Chi gode dei diritti della persona diventa sempre di più oggetto di contrattazione, soggetto ai cambiamenti della situazione. Questa situazione era quella che c'era ai tempi dell'Impero Romano. Lo si dice ancora in un altro dei saggi, quando si parla della libertà come il bene più grande, ma anche quando nel terzo saggio si parla di la generazione del soggetto nel crollo dell'evidenza. E si dice: c'era una volta un uomo che era il titolare di tutti i soggetti. Era colui che era il cittadino romano. Lui aveva tutti i diritti. Gli altri non ne avevano, ne avevano di meno, a seconda del loro stato. Che cosa ha portato il cristianesimo? Ha portato la consapevolezza del valore della persona, qualunque sia lo stato di quella persona. Bambino appena nato, donna, schiavo, straniero, meticcio. Questa è la novità fondamentale del cristianesimo. Nel momento in cui si è cercato di staccare l'idea della libertà e gli altri valori che arricchivano e accompagnavano questa idea della dignità della persona dal concetto che è solo Dio che conferisce questa dignità, in quel momento siamo tornati come prima della rivelazione del cristianesimo, quando la dignità della persona era una concessione benevola da parte del potere di turno. Oggi, quando sentiamo parlare Guaim o altri amici di questa tradizione ricchissima che però si è svuotata, dobbiamo avere il coraggio di riconoscere che siamo esattamente dentro questo contenitore. In fondo noi viviamo in un'Europa dove abbiamo dei paesi nei quali a un certo punto si decide
che ci sono delle situazioni di vita in cui la dignità della persona viene meno e che dunque non sono più da riconoscere come vite degne di essere vissute e comunque non sono più vite umane. O siamo arrivati ad accettare come un fatto del tutto logico che l'inizio della dignità della persona dipenda dal fatto che qualcuno permetta a questa persona di venire al mondo. Riconoscere questo, tuttavia, significa riconoscere che per noi c'è una possibilità che è semplicemente quella che già la tradizione cristiana ci consegna. I cristiani affermarono il valore dell'essere umano cominciando a raccogliere quei figli che chi non riteneva già essere umano il bambino nato, se il padre non lo riconosceva, venivano buttati fuori. I cristiani cominciarono ad affermare il valore della dignità della persona anziana riunendosi, questo ce lo testimonia Tertulliano, siamo alla fine del secondo secolo, inizio del terzo, riunendosi in confraternite che come ragione sociale agli occhi dello Stato, perché non potevano essere registrati come comunità religiosa, avevano la raccolta di fondi che servissero a sostentare quelli che diventando anziani non potevano più lavorare. I cristiani hanno iniziato così a mostrare che cosa sia la centralità della persona, a mostrare che la dignità e i diritti non sono frutto della nostra contrattazione, ma sono dono di qualcuno che viene prima dell'uomo. A mio avviso oggi, e questo libro ce lo mostra, riconoscere di essere nella stessa situazione significa anche riconoscere la validità di quel metodo che ci viene consegnato dalla storia. E questo esempio che vi ho fatto prima di una lettera di Agostino continua in un'altra modalità che a me sembra del tutto fondamentale. E infatti Agostino scrive: vedi dunque, era un magistrato quello di cui parlavo, vedi dunque a chi, ed la risposta è a Dio, bisogna chiedere ciò che desiderano tutti, potremmo dire credenti e non credenti, e che molti, per ignoranza o superbia, non sanno a chi si debba chiedere e come si possa ottenere la felicità. Ecco, oggi noi ci troviamo in questa situazione. Molti, per ignoranza o per superbia, non sanno più nemmeno a chi chiedere una parola che riempie di significato ogni giornata. E un altro grande scrittore degli inizi del cristianesimo, Origene, diceva a un pagano che lo sollecitava, diceva: ma voi cristiani non siete patriottici, voi cristiani non vi mostrate innamorati della patria. Diceva: guarda, noi cristiani non amiamo manifestazioni esterne, noi preferiamo operare con l'istruzione, con la presenza, con l'amicizia, perché attraverso questi mezzi si possa riconoscere che cosa veramente è importante per la vita dell'uomo. Questo significa credere che la bellezza disarmata non è soltanto il titolo di un libro, ma è la modalità attraverso la quale il mistero ha deciso di comunicarsi. È la modalità attraverso cui nulla viene perduto, perché non si lega più l'affermazione dei diritti di Dio al rischio di coltivare di Dio un'immagine troppo simile a noi stessi. Mi ha colpito il riferimento al mistero che faceva in chiusura del suo intervento Wail, quando diceva appunto: noi abbiamo ancora bisogno di conoscere il volto di Dio, di riconoscerne l'agire,
non possiamo pensare di averlo già esaurito con la nostra mente. Questo pensiero è profondamente coincidente con quello che ci consegna la tradizione cristiana, con quello che ci sta ridicendo Benedetto XVI anche nell'ultima intervista apparsa, quando ci ricorda appunto che non muta la verità, ma mutano le condizioni in cui noi ci accostiamo alla verità. E dunque, siccome noi non sappiamo esaurire tutte le possibili sfaccettature con cui ci si accosta alla verità, abbiamo bisogno di imparare a riconoscere la verità come un cammino. Ecco, riconoscere che il mistero si presenta disarmato e che riconoscerlo così è l'unico modo per evitare di cadere nell'idolatria, cioè nel farci noi un Dio a nostra immagine e somiglianza, un Dio che in fondo abbigliamo con i nostri vestiti, rivestiamo delle nostre sensazioni, dei nostri sentimenti, dei nostri desideri. Invece di imparare da Lui, riconoscere che questo tempo appunto ci è dato per riaprire nella sua profondità il nostro desiderio di felicità. Riconoscere tutto questo mi sembra significa continuare il cammino che questo libro indica, ma anche continuarlo in una amicizia, in una compagnia, continuarlo riconoscendo che quel mistero che ha deciso di usare questo metodo per rivelarsi ancora sta continuando ad operare. Penso che l'augurio con cui voglio concludere che possiamo farci gli uni gli altri è proprio quello di non smettere mai di desiderare occasioni così di cammino. Questo libro, dicevo, ha ancora tanto da darci, ma ha da darci tanto in correlazione a un cammino che continua, a degli spunti che ci vengono offerti, a un magistero che non possiamo interpretare semplicemente come un accadere casuale nella storia della Chiesa, ma nel quale siamo chiamati a riconoscere la risposta che il mistero sta offrendo alle sfide che il tempo presente ci consegna. E allora penso che possiamo dirci buon cammino. Grazie, grande come una casa, perché la ricchezza e la bellezza delle cose che ci avete raccontato, paragonando la vostra esperienza con quello che il libro ci suggerisce, ha sorpreso tutti e ci invoglia a continuare con forza, con tenacia e con passione questo lavoro. Lavoro che per molti di noi è già iniziato, perché il libro è stato uscito già da un po' di tempo e molti lo hanno già letto, hanno ripreso, eccetera. E sono anche sorte molte domande, molte delle quali mi sono state inviate in anticipo, proprio perché, sapendo della vostra presenza, si erano sollecitate da alcune domande. Io ovviamente, anche vista l'ora, non le propongo tutte, non spaventatevi delle cartelle, sono scritte in corpo 18 per la vista, quindi in realtà è molto meno di quello che appare. Però una delle tante che sono arrivate vorrei proporvela. L'avete già sviluppata in qualche modo, però un approfondimento secondo me può valere la pena. Tu, Waila, hai parlato di prigione, no? In alcuni passaggi, cioè del fatto che la propria religione, la propria religiosità staccata da una presenza può diventare una prigione. E tu invece, Francesco, parlavi soprattutto nel finale della libertà.
come dimensione fondamentale dell'uomo. Io ve la leggo così come è stata formulata. Poi se qualcuno di voi ha qualche domanda, direi breve vista l'ora, però spazio per qualche domanda c'è evidentemente. Vi leggo questa: il diritto alla libertà oggi è diventato esso stesso violenza, trasversale a tutte le culture e le società contemporanee. Anche nei rapporti personali accade questo. Se io non voglio che tu possa correre il pericolo di sbagliare, ti impongo un bene o ti ingabbio in una legge. Come è stato possibile che sia accaduto tutto questo? E come mai l'uomo di oggi non vede il paradosso di una libertà che per affermarsi la deve togliere agli altri? Nell'ordine che volete, se volete tutti e due, o uno. Questa domanda sulla libertà che diventa violenza ha una risposta, a mio avviso, molto chiara, che è stata magistralmente formulata da Benedetto XVI e che viene ampiamente ripresa da Carlo nel libro. Si è detto prima che appunto noi adesso viviamo una condizione di libertà che è figlia di un'idea di valori senza più riferimento a Dio. Io direi che viviamo anche un'immagine di libertà che si è costruita, come diceva prima Wael, sull'idea di individuo e non più sull'idea di persona. E questo che cosa significa? Che appunto se io intendo la mia libertà semplicemente come un accumulo di diritti e la mia libertà innanzitutto come la rivendicazione di spazi dai quali lasciare fuori le possibili interferenze degli altri, ecco che io già costituisco una libertà violenta. Perché se la nozione classica di libertà diceva la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri, di fatto questa concezione è stata vanificata. In un saggio del 2005 Ratzinger fa un esempio molto chiaro, lui dice: prendiamo il caso dell'aborto. Dice, per poter difendere l'idea dell'aborto come un diritto di libertà, le legislazioni sovente lo presentano così, bisogna pagare un prezzo, ovvero sopprimere un'altra libertà, la libertà cioè del frutto del concepimento. Io posso difendere l'idea che l'aborto sia una libertà da esercitare solo se distruggo un'altra libertà, se non la riconosco. E questo si potrebbe dire anche di altre forme di diritto. Ma io faccio una domanda. L'unica forma possibile della libertà è questa della difesa dei diritti? Una persona, e ho in mente un caso ben concreto, che senza alcun tornaconto decida di donare un rene a una sua parente che sta morendo, non vive forse una figura della libertà non meno vera e non meno profonda dell'idea della libertà come il fare ciò che ritengo mio diritto? Eppure in quel caso non abbiamo più una libertà che è orgogliosa difesa delle proprie prerogative. Abbiamo una libertà che diventa possibilità di donarmi perché un altro viva. Io sfido chiunque a dire che questa non è una libertà compiuta. Allora qual è il discrimine? L'aver isolato la libertà da quelle componenti che le stanno sempre accanto. E questo non per una idea astratta, ma perché fanno parte della stessa esperienza originaria dell'uomo. Ovvero, la libertà è sempre un cammino di crescita, la libertà non si dà mai già del tutto compiuta. La libertà è una libertà sempre compossibile con la libertà di altri. Se è libertà solo mia,
non è libertà, è tirannide. E qualcun altro dovrà pagare con la perdita della propria libertà la mia possibilità di sentirmi libero. Il terzo aspetto è che la libertà si compie nell'essere per qualcuno, proprio perché l'origine della mia libertà, il fatto stesso che io sia al mondo, è legato al fatto che qualcuno ha deciso di essere per me. Io quindi esisto da qualcuno che è stato per me. In altre parole, questo frantuma il mito della libertà come appunto l'assoluta assolutezza, l'assoluta indipendenza da ogni legame, il non dover niente a nessuno. L'esperienza originaria che tutti noi facciamo è proprio quella della dipendenza. Se non avessimo avuto qualcuno che ci ha accuditi, non saremmo qua. E dunque com'è possibile che neghiamo, rinneghiamo, falsifichiamo questa esperienza originaria che non ha né religione, né latitudine, né tempo, perché è l'esperienza di ogni essere umano, costruendoci un'immagine della libertà che sarebbe compiuta quando noi possiamo imporci agli altri o, nella migliore delle ipotesi, non aver bisogno degli altri. Ecco, io penso che la libertà diventa violenza proprio quando si perde questa visione che colloca la libertà sempre in un contesto di crescita, in un contesto di relazione, in un contesto di dipendenza. È una domanda molto difficile, ma la risposta non sarà... Sembrate all'altezza. No, è molto difficile perché noi da lungo tempo pensiamo che la libertà è essere liberi da qualsiasi limite, da qualsiasi cosa che limita la nostra libertà, di essere limiti di qualsiasi legame, di mettere i confini da quello che possiamo arrivare. Ma senza pensare mai che cosa che vogliamo arrivare e dove vogliamo arrivare. E secondo me questo è il problema, essere liberi da tutti i legami, essere liberi da tutti i limiti. Limiti di che? Perché dove vogliamo arrivare? E questa mancanza di questa domanda che fa la libertà un valore assoluto, astratto. Così un uomo libero, che un uomo che non ci limiti di quello che può essere, ma un uomo non può essere senza altri. Così la libertà è un rapporto. La libertà non è distruggere tutti i confini e tutti i limiti e tutti i legami, la libertà è totalmente il contrario. La libertà è essere capace di costruire legami, di costruire rapporti, perché senza questa capacità di costruire rapporti siamo nulla. Immaginiamo un essere, una cosa che esiste senza nessun limite, senza nessun confine, senza nessun obiettivo. Che cosa è questa cosa? Un grande nulla. Perché se c'è un essere, questo essere ha limite. E questo limite si chiama l'essere umano, che ha una faccia, un nome, un carne. Così quando pensiamo sulla libertà, non dobbiamo pensare su distruggere i limiti e i confini, ma dobbiamo pensare su costruire questo essere. E per costruire questo essere è molto importante sono i limiti, che non sono a questo momento limiti, sono ponte che portano un essere a un punto all'altro. Ma questa idea di una libertà senza limiti e vale solo per
qualcuno che non esiste. Perché essere libero, senza legami, senza limiti, senza oggettivo, chi sono? E la mancanza di questa domanda fa facile trattare la libertà come un valore astratto. E questo filosofico, con la mia poverissima lingua italiana, forse non è chiaro, ma mi permettete di fare un esempio. A Natale, arrivato il periodo di Natale, è venuto uno studente che sua mamma fa l'insegnante e vuole fare il presepe vivente alla scuola. Ma c'è 18 studenti musulmani alla scuola, così il preside ha deciso di non fare il presepe vivente per non offendere questi musulmani. E questo insegnante ha mandato la domanda: ma rispetto all'Islam, il presepe vivente è giusto o non è giusto? Io ho detto: non dobbiamo pensare sull'Islam, che cosa dice l'Islam, vai a chiedere a questi genitori, vai a parlare con loro. Se per loro offensivo avere il presepe vivente alla scuola o no. Questa signora è andata, che anche una insegnante che ha un ottimo rapporto con gli studenti, un'amicizia vera con loro, e questo rapporto, che non era un limite, che non era un confine, questa amicizia ha permesso lei di andare a chiedere loro: ma per voi è offensivo veramente avere il presepe vivente, E tutti hanno detto no. Tutti hanno detto no. Per noi fa piacere se celebrate la vostra religione. E tutti hanno detto no, non c'è problema per noi. E alcuni che hanno amicizia con lei hanno detto: se questa è la fonte del bene fra noi, anche noi vogliamo parteciparci. È finito il presepe vivente con il bambino Gesù, un bambino musulmano. E qui, veramente, la libertà. Che cos'è la libertà? È esattamente qui. Questa donna è una donna libera. Una donna libera, perché nessuno ha fermato lei di andare e chiedere, e capire loro posizione. E non solo questo, anche ha liberato loro dal pregiudizio. Perché quello che pensa che la religione cristiana offendere, la pratica del cristianesimo offendere i musulmani, fa pregiudizio. E questi musulmani sono imprigionati in questo pregiudizio. E grazie all'iniziativa di questa libera signora, sono stati liberati dal pregiudizio. Così tutta questa libertà era impossibile se non c'è rapporto. Così la vera libertà, esistere solo in un rapporto. Non nell'assenza del rapporto, sia con Dio, sia con l'altro. E questo le cose che dobbiamo, l'obiettivo di questa libertà è essere senza limite. Ma qualsiasi cosa senza limite non esiste. Non esiste. Così noi chiediamo di una libertà di guida noi direttamente al nulla, al non esistere. Invece ci sono tantissimi che forse guardiamo loro come persone non sono liberi, perché sono costretti da loro, da quello che credono, da quello, e sono più liberi di noi. Sono più liberi perché non hanno paura e non hanno vergogna e non hanno pregiudizio. E questa libertà che manchiamo oggi nella società, anche orientale, non solo occidentale, non vuol sempre che c'è una malattia nel mondo occidentale. La malattia oggi è questo nichilismo, è una sfida a tutti, musulmani, cristiani, occidentali, orientali, anche quelli non religiosi, anche quelli, perché sono umani.
e giudicare gli altri, giudicare gli altri è la cosa più violente. Questo giudizio, che limitare le cose che la persona può essere, che limitare la libertà della persona. Anche io cito del Papa Benedetto, che ha scritto una frase sulla scelta, sul rapporto con la verità. E ha detto: ci sono due tipi di persone. Quelli che possiedono la verità. Io sono musulmano, la verità è l'Islam, io ho già scelto, sono a posto, ho fatto questa scelta, sono sicuro e vado avanti. E c'è un altro tipo, che è quelli che sono posseduti dalla verità. E quelli posseduti dalla verità, la scelta per loro non è una forza, una sfida quotidiana, perché come musulmano io ogni giorno devo svegliare e scegliere di nuovo di essere musulmano o cristiano. Una sfida quotidiana, e questa è la libertà, e questa è la libertà di avere questa capacità di scegliere ogni giorno, ogni momento, in ogni situazione, in ogni incontro, di essere quello che voglio, di essere quello che credo. Così essere religioso non significa libero, e essere non religioso non significa libero, ma essere capaci di riconquistare il significato di nuovo, il significato di mio significato come uomo. E questa è la libertà. E questa è la libertà. C'è grande violenza oggi contro questa libertà. Così non è violenza, forse non è violenza fisica, ma anche di peggio, perché non c'è peggio di perdere l'io. Tanti parlano sulla ignoranza, siamo ignorati, perché anche c'è tanti che vengono qui per diventare l'Islam. Secondo me la cosa peggiore del dialogo, del scontro fra stereotipi, e il dialogo fra stereotipi. E veramente è peggio il dialogo fra stereotipi. Stereotipi. Perché anche in questo dialogo è un prigione. Questo stereotipo è un prigione della persona. E qui, secondo me, la più grande pratica della libertà è quello che ha fatto questo insegnante. È andare a chiedere, a dare spazio di questi musulmani di essere quello che sono, di manifestare quello che sono, di testimoniare quello che sono. Non essere imprigionati sempre a un pregiudizio. Così il problema non è, come tanti dicono, ma siamo ignoranti, noi non sappiamo nulla sull'Islam, dobbiamo studiare l'arabo e leggere il Corano. Secondo me quello mi fa piacere, perché questo è il mio lavoro, insegnare l'arabo e studiare l'Islam. Se tutti studiano mi fa bene al mio lavoro, ma veramente non è questo. Se non studia una lingua, una cultura, un'altra religione per la curiosità e per l'amore della conoscenza, non studiano. Se studi l'arabo e il Corano per capire quelli che stanno vivendo in questo quartiere, in questo nuovo ghetto, perché in Europa oggi i musulmani stanno vivendo di nuovo nel ghetto, Molenbeek, in Bruxelles è un ghetto, a Parigi ci sono tanti, a Londra ci sono tanti. Non è l'ignoranza dell'altro, l'ignoranza dell'io. Se volete accogliere i musulmani, e ebrei e altre persone, dovete essere quello che credete che siete. Perché nel mondo c'è 300.000 religioni,
Io penso che non esiste un uomo che può raccontare tutti i nomi di queste religioni, solo nomi. Così non possiamo conoscere tutto, ma siamo capaci, il nostro obbligo di conoscere chi siamo. E questa è la libertà. Ero tentato di togliergli un attimo la libertà perché è un fiume in piena, però poi sembrava di andare fuori tema. Io, se permettete, salterei le domande, non perché, non per mancanza di rispetto, ma intanto per l'orario, e poi perché il proseguimento di questa sera è possibile proprio perché noi amiamo la vita e amiamo l'incontro con le persone. È possibile con una serie di proposte che vi lascio come chiusura della serata da qui al prossimo periodo. Sono due o tre opportunità che vi racconto. La prima è che Don Carron periodicamente tiene una scuola di comunità. La scuola di comunità, per chi non lo sapesse, è, diciamo, la modalità privilegiata con cui il movimento DCL affronta la catechesi per i propri aderenti e per tutti quelli che vogliono partecipare con loro, l'approfondimento della fede. E il prossimo appuntamento, che è possibile seguire in videoconferenza, è alle 21:15 di mercoledì 25 marzo. Maggio, scusatemi, mi hanno scritto marzo le mie segretarie. Allora, il collegamento è attivato presso le sale dell'oratorio di Liscate e di Brughenio. Poi, ovviamente è possibile iscriversi al Centro Marcello Candia e agli altri centri che hanno collaborato per la serata di questa sera della zona dell'Artesana attraverso un banchetto che è allestito all'uscita. Sempre all'uscita trovate la possibilità di acquistare il libro di Carron insieme a una serie di altri testi, e poi c'era un avviso sulla vacanza che però non trovo più. Come? Meeting. E gli avvisi sul meeting e sulla vacanza, vieni tu a darli, Enea, che te li ricordi bene. No, non trovo il foglio con le date. C'è un banchetto fuori dove ci sono dai Debrian su cosa è il meeting quest'anno, che di fatto continua questo lavoro in modo anche più facile e più ampio. E poi c'è la vacanza in Arizona, è dal lunedì 18 fino alla domenica, che dovrebbe essere 25. San Martino di Castrozza è una vacanza che facciamo tutta la nostra zona, per cui la comunità di Mezzo, ma insieme agli altri paesi della zona, ed è un'occasione di convivenza e di approfondimento anche proprio delle cose che ci siamo raccontati questa sera, straordinarie. Tutti quelli che vengono alla vacanza non vedono l'ora di poter realizzare l'estate scorsa. Io chiuderei qui la serata ringraziando ancora i nostri amici e tutti voi. Non vi dico buon pranzo per due anni di uno perché l'orario non è. E quello più importante è che non sono il Papa. Buon rientro a casa.